versava nelle casse della Roma una cifra non superiore ai 20 milioni e quindi cercare un abboccamento con una squadra estera era molto più utile, uno per far entrare i soldi, due per evitare che potesse trovare accordi con la Juventus. Secondo te può essere vera sta cosa o è fantacalcio? Guarda, allora, di un preaccordo con il Barcellona, no? Parliamo. Non preaccordo, cioè di un possibile che l'unica squadra italiana che c'ha i soldi è la Juventus, e pur di evitare che la Juventus facesse offerte si cerca un abboccamento con una squadra estera, in questo caso il Barça, perché c'è un rapporto con l'allenatore che poi l'ha allenato quando è arrivato a Roma. Ma guarda, cioè, come dire, Pjanic non è un giocatore da cercare abboccamento, sicuramente, certo. Io penso che la linea della dirigenza sia stata venderlo all'estero, ma questo, certo, mi sembra, come di la logica più, certo, basilare, certo. Tra le altre cose, la Juventus è la squadra che proprio cerca esattamente Pjanic, perché quando venne Hernanes, mm-hmm, Marotta disse: ci siamo presi quello di Serie B, cioè ci siamo presi lo scarto, no? Io me lo ricordo chiaramente in conferenza stampa. Quindi, come di dare alla tua diretta rivale il giocatore che loro vogliono, e che è un giocatore su cui tu ci devi fare soldi, mi sembra un suicidio. Certo. Quindi io penso che, come dire, che la dirigenza romanista non è che abbia fatto particolari giochetti, cioè abbia semplicemente detto: ragazzi, le offerte guardiamole fuori, punto, punto proprio. Mm-hmm. Non, poi vabbè, c'è stato lo scherzo di Nainggolan che ha detto: se ci fa alla Juve gli dico che non gli parlerò più, insomma. Sicuramente, ecco, non credo, spero che non diano seguito a questo suicidio di comprare, di vendere Pjanic alla Juventus, a qualsiasi altra, o al Napoli, cioè, nel senso, cioè il Barcellona, ma cioè, sono interessate tantissime squadre europee, ovviamente quella con più credibilità e con più credito è il Barcellona, certo, e quindi ci, certo, sono, tra le altre cose, come dicevi giustamente tu, ci sono sia rapporti di amicizia, ma ci sono stati anche altri contatti negli anni precedenti. Vero, giusto, giusto. Diciamo, non stiamo parlando di un contratto ex novo, parliamo di qualcosa di cui già si era parlato, perché nel calciomercato tu mi insegni che è anche così, no? No, beh, no, no, funziona anche, capito, a piccoli step, a piccoli scaglioni, non quest'estate, magari la prossima, no? Si creano legami poi. Ma diciamo che il Barça fortemente e cercò il giocatore nell'estate che arrivò Luis Enrique. Sì, 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 assolutamente. Fece bene a non venderlo, perché giustamente la Roma ha aspettato, secondo me già dall'estate dell'anno scorso si poteva valutare la sua cessione, anche proprio per il comportamento del giocatore. È uno, penso sia stato il primo giocatore a batter cassa. Sì. Dopo essere arrivati secondi, quindi vuol dire che Bonucci stava là col sacco d'oro alla Juventus, invece così non è, perché se ti senti, come dire, con la pancia piena, ammazza quanto sono stato bravo, sei arrivato al secondo posto, vuol dire che, insomma, c'è capito poco e niente del calcio, e che non stai nel Paris Saint Germain, insomma, quindi così è sicuramente il profilo ideale. Ecco perché dico, c'è tutta una serie di motivazioni che portano poi a credere che sarà Pjanic quello sacrificato sull'altare del calciomercato, per questi motivi qua. Va bene, io penso esattamente la cosa che sta dicendo Matteo Pietrosante, che è proprio questa. Dall'altra parte del Mediterraneo arrivano, c'è molta cautela, inizialmente la notizia era stata riportata come gli italiani danno questa notizia. Da oggi, insomma, la cosa sta un po' più cambiando, sembrerebbe che sia qualcosa di vero. Il Barça continua a dar via, perché se prima Dani Alves è a zero, oggi Bartra è stato venduto al Borussia Dortmund a 8, e poi c'è una notizia che è proprio fresca da poco, perché Sport riporta che c'è un punto morto
per la negoziazione per Denis Suarez con Villarreal, e sembrerebbe, smentisce le parole del direttore sportivo Robert Fernandez, che ieri diceva in conferenza stampa che il 1° luglio torna a Barcellona Denis Suarez, già è stato avvertito il Villarreal, gli si paga la parte che gli si spetta, cioè i 3 milioni di euro, e se li porta a casa. Sport dice invece che non è così, perché il Barça ha solo la possibilità di pareggiare o superare un'eventuale proposta di un altro club a 3 giorni o 6 giorni, non ricordo, di tempo per pareggiare o addirittura superare. Pareggiandola lo prende il Barça questo giocatore, che ricordiamo è un canterano blaugrana. Quindi insomma girano tutte queste cose che poi porterebbero probabilmente al vero interessamento. Si sta probabilmente aspettando, tenendo sotto coperta questa cosa, anche per poi chiudere col Villarreal per Denis Suarez. Invece passo la parola all'altra parte del Tevere, che non si sa neanche quale sarà l'allenatore, però si sa che Adriano, dopo che si era detto veniva con un ingaggio addirittura, secondo me, caro Marco Misseri, un po' folle per il tipo di giocatore, mi sembra 1,5, 1,8, quasi 2 milioni, un po' folle per la Lazio, sia chiaro, non per il giocatore, intendevo quello. La Lazio stranamente fa contratti da 500, massimo 1 milione, quindi immagine se stava svenape per Poro Adriano. E sembrerebbe che il Barça ha chiuso ogni tipo di rapporto e di trattativa, come dicevo col Pampa prima, abbiamo notizie che il buon Tare abbia insomma cercato di trovare prima l'accordo col giocatore, non rispettando i voleri del club catalano di essere avvertito, e quindi Robert Fernandez, cioè il direttore sportivo del Barça, gli ha detto comunque a Tare: guarda, non c'hai proprio possibilità, perché o mi dai i soldi oppure tu Adriano non lo prendi. È l'ennesima presa in giro da parte di questa dirigenza, Misseri. Io lo so che diciamo sempre le stesse cose, però io che dobbiamo fare? No, è che rimane sempre più difficile poi trovare un linguaggio adeguato per parlare di Lazio da maggio fino ad arrivare a fine agosto, perché voi giustamente, mi stavo ascoltando prima, parlate di calciomercato. Io non, con questa dirigenza e con questo presidente, non so più neanche cosa sia il calciomercato di per sé. Il discorso riguardante Adriano, io l'ho sentito, poi ci siamo sentiti anche per messaggi con te, Max, volevamo saperne di più con lo staff del Nido quanto ci fosse di vero su questa situazione del giocatore, e da quello che si trapelava è che comunque a Sponda Lazio erano tutti convinti che Adriano arrivasse, fosse in scadenza di contratto. Quando poi è arrivata la notizia che Adriano aveva ancora un altro anno di contratto, io già da lì avevo capito che comunque non sarebbe mai arrivato a Roma. Tu puoi trovare, io non so bene le dinamiche in casa blaugrana, però puoi anche trovare l'accordo col giocatore, ma tanto poi alla fine, se il giocatore ha ancora un anno di contratto, devi comunque andare per forza a farla col Barcellona, e quindi già da lì andava scemando questa ipotesi. La Lazio era convinta che il giocatore riuscisse a trovare una decisione consensuale con il Barcellona, anche se non ho capito perché, perché ora va un po' di moda, sento anche nelle varie trattative anche con Dani Alves, sembra come che chi è all'ultimo anno di contratto con il Barcellona può far la grazia di liberare i giocatori così tanto per, sì. Sembra una cosa veramente stupida e improponibile, mentre il contratto veniva perché Adriano poteva accettare la Lazio, perché comunque sia la Lazio da un punto di vista contrattuale adesso come adesso può anche offrire un contratto di 2 milioni a un giocatore come Adriano, perché comunque si è liberato anche di un ingaggio pesante come quello di Klose. Sicuramente partiranno giocatori importanti, molto probabilmente Candreva, quindi si alleggerisce un po' il monte stipendi.
e allora la Lazio si è fatta forte di forni di dare un anno in più di contratto, quindi 2 milioni per 4 anni. Allora Adriano chiaramente poi, vista anche un po' l'età e comunque la situazione sta diventando al Barcellona, era normale che potesse accettare ogni cosa di quel genere, perché comunque siamo di essere in bilancio. Segreteria telefonica. No, scusa, che 3, 4, è caduto Pietro Sante, stiamo 6, cercando 3, di recuperarlo. Ah, ok, non vai. Capivo, perdono. Vai. E quindi poi era normale che lui potesse accettare una situazione del genere, però come sempre lo direttore si scordano che devono fare i conti con chi poi viaggia in un'altra dimensione, quindi va via via scemando. Lo stiamo recuperando, eh? Eccomi. Ecco, l'hai recuperato. Recuperato. Ma hai finito, Marco? Sì. Ok, mi senti, mi renta la situazione delle anime. Sull'allenatore, facci capire che sta succedendo. Ma la situazione dell'allenatore, io penso sia molto più chiara di quanto si può notare, di quanto se ne stia parlando. Io credo che effettivamente c'è stato un accordo tra Prandelli e la Lazio. Io penso che manca soltanto l'ufficialità e la firma di Prandelli con la Lazio, però chiaramente poi queste situazioni Lotito si prende del tempo, perché cerca sempre di tirare la cinghia, quindi magari un allenatore come Prandelli prenderlo con tutto che viene da un periodo difficile in Casalazzo sarebbe comunque sia un cambiamento importante, perché vai comunque a prendere un allenatore che, per quanto possa essere stato in crisi in questo ultimo periodo, è un nome prestigioso, tanto è vero che le cifre di cui si parla sono cifre che per un allenatore in Casalazzo non si sono mai spese o immaginate. Il problema vero è che Lotito, secondo me, si trova già a dover pagare Pioli, perché Pioli ancora non ha trovato una sistemazione, e poi ancora il contenzioso con Petric e lo stesso Simone Inzaghi, che attualmente è l'allenatore della prima squadra. Quindi avere poi, dare l'ufficialità dell'arrivo di Prandelli significherebbe per lui già da adesso avere 3 allenatori in busta paga, e conoscendo un po' lasciatemi stare il termine, la dischiaggine di questo personaggio, sarebbe una cosa fuori dal comune. Quindi io penso che si sia soltanto aspettando la possibilità che Pioli si sistemi in un'altra piazza, che sia sfonda Tamp, qualora Ferrero riuscì a liberarsi di Montella, o che sia Verona sfonda Chievo, aspettando che Maran trova un'altra soluzione. Quindi l'ufficialità di Prandelli secondo me arriverà soltanto quando Pioli si sarà sistemato. Però a onore del vero non posso escludere che alla fine ci possa essere, diciamo, un colpo di scena, e quindi poi Prandelli possa stancarsi di questa attesa e magari Lotito cercare una soluzione ancora più low cost, quindi tirare di nuovo su Simone Inzaghi e trovare un allenatore che gli permette di portare un ingaggio inferiore a quello che al momento ha promesso a Prandelli. Beh, veramente è una cosa incredibile, cioè praticamente Lotito gioca su più tavoli per interessi di altri, probabilmente sempre la sua cordata che ha portato, questa cordata insomma che ha portato all'elezione di Davecchio alla presidenza della nazionale, della federazione, e quindi aspettare, sistemare Ventura, mettere a posto Montella, non lo so, forse la panchina della Lazio, per quanto è stata avvilita da questa presidenza, dovrà pure aspettare come chiudere quella della Salernitana. Marco, io veramente
mi sto zitto perché guarda, rischio querela, quindi chiudo la bocca e non parlo più di questo argomento, perché è scandaloso. No, ma senz'altro è come dici tu, ma io penso che qualcosa era già tutto in via definitiva fino a quando non uscì fuori il nome di Montella sulla panchina della nazionale, anche perché poi tra le varie tavoli dove tra